riusciamo a sentire appunto il cittadino romano come ha reagito alla proposta simpatica e particolare napoletana in questo caso, però insomma siamo a Roma, nel cuore della capitale. Che ne pensi di questa iniziativa? Tra l'altro a Sorbillo, in una pizzeria di Napoli, è una proposta congiunta, si conoscono i due proprietari, stanno manifestando in modo del tutto particolare. Che ne pensi? Fanno benissimo. Anche perché poi questi 30 euro, come nel caso dei gelati, andranno in beneficenza, quindi un bel gesto. Ovviamente. Da giovane, che comunque vivi il paese, un paese che sta andando, tra virgolette, a rotoli, che cosa ti senti di dire alla classe politica che invece di rappresentarci molto spesso tende a lucrare sulle vicende del paese? Sono una vergogna. Scandalo, dovrebbero stare al posto loro e starsene in casa a fare quello che sanno fare, ovvero niente. Allora, continuiamo a sentire appunto l'opinione degli amici cittadini di Roma. 30 euro per un gelato, 30 euro che andranno in beneficenza per protestare contro la classe politica. Mi pare giusto che facciano quindi questa cosa. La trovi una soluzione carina, particolare, anche per far sentire la propria voce, anche perché quest'oggi a Montecitorio c'è stata anche una manifestazione, quindi un modo differente per protestare. Sì. Quindi siamo d'accordo con la protesta del gelataio qui in via dell'Angeletto? Sì. Tutti. Trovi giusta quindi questa iniziativa della gelateria di via dell'Angeletto? Certo, molto giusto. Quindi anche una maniera differente per manifestare, far sentire il proprio pensiero, la propria voce. Certo, è importante che lo fanno anche altri negozi che magari uno non se l'aspetta da una gelateria. È successo qui a Roma e a Napoli in una pizzeria dove per i deputati, per gli onorevoli, una margherita veniva a costare anche 100 euro. Signora, siamo qui in via dell'Angeletto di fronte alla gelateria che sta protestando in una maniera particolare. 30 euro il prezzo di un gelato ai deputati, agli onorevoli e ai parlamentari. Lei che cosa ne pensa? Fanno molto bene. Anche perché noi quando andiamo magari in un ristorante o in un locale, comunque nessuno o difficilmente ci vengono fatti sconti. È vero. Appoggio pienamente questa iniziativa della gelateria. Tanto loro se lo possono permettere, noi no. Continuiamo a sentire cosa pensa appunto la gente romana di questa iniziativa un po' particolare. Sei d'accordo? Favorevole? Sì. D'accordo. Quindi un tipo di protesta simpatica, anche perché poi ricordiamo che questi 30 euro andranno in beneficenza. Soprattutto per questo, sì, magari verranno utilizzati dalle persone che hanno veramente bisogno di soldi. La signora, oggi a Radio Yes appunto parliamo di questa iniziativa simpatica qui in via dell'Angeletto. Che cosa ne pensa e poi se si sente anche di mandare un messaggio alla classe politica che invece di rappresentarci invece molto spesso lucra sul paese? Comunque, questo indubbiamente è una bella iniziativa, soprattutto perché credo che sia partita da una persona giovane. Quindi viva i giovani che hanno e devono avere queste iniziative nuove proprio per cercare un pochino di arrangiarsi, tra virgolette. Per quanto riguarda i politici, io mi auguro che abbiano una coscienza civica e anche di rispetto verso i cittadini, che in questi ultimi tempi i cittadini stanno stringendo abbastanza la cinta. Guardi, per concludere, signora, 30 euro che poi andranno in beneficenza, quindi un gesto oltre che comunque diretto alla classe politica, anche diretto a qualcun altro, magari a qualche bisognoso. Beh, sono felicissima di questo, anche perché io rappresento, sono una rappresentante per cui so cosa significa fare del bene. Anche noi andiamo incontro alla famiglia, cerchiamo di aiutare le donne e naturalmente oggi, in questo momento, le istituzioni, tra virgolette, usano una parola unanime, non ci sono soldi. Dove sta la verità? Nel senso che se veramente andassero, io credo poco che vada a buon fine. Anche perché sa, sui politici ormai c'è da fidarsi quasi niente, anzi assolutamente niente. Non ne faccio di un erbo un fascio, però ci saranno sicuramente quelli corretti o onesti, però non vorrei pensare che chiedano tanti soldi perché poi una volta che è saldata la parte che viene, diciamo, consumata, poi il resto vada a buon fine. A questo punto la domanda è scontata, viene da sé, forse anche un po' retorica, in un paese dove c'è la crisi, dove comunque a questo punto ogni modo e metodo di manifestare sembrerebbe inutile, dove andremo a finire? Ecco, come può il cittadino, in questo caso romano, comunque il cittadino nazionale, far sentire la propria voce? No, manifestare invece io sono d'accordo. Io dico che quando si scende in piazza e con i forconi, come si faceva ai tempi delle rivoluzioni, la Francia è stato un paese
che veramente con le rivoluzioni è riuscita a creare, se non altro, una forma di legalità che in Italia neanche ci sogniamo. Quindi sulla manifestazione io sono assolutamente d'accordo, più si manifesta, più si scende, sempre in maniera corretta, senza violenza, però si deve scendere in piazza veramente, totalmente, ma tutti, nessuno escluso. Da cittadino romano c'è un messaggio che si sente di mandare, di lanciare alla classe politica che dovrebbe rappresentarci, ma difficilmente e poco spesso lo fa? La classe politica in questo momento proprio non tutto fa meno che rappresentarci. È una classe politica che io ricordo i vecchi statisti, da De Gasperi a tanti altri, e quelli erano i veri politici, erano i veri statisti. Io veramente penso che questa classe politica se ne deve andare solo a casa.